Questa è la prima domanda. Quindi inizia il conto alla rovescia. Allora, com'è andata questa prima giornata con 147 leader? Un risultato raggiungibile quello del clima? È una partita molto difficile, eravamo adesso a pranzo, c'è stato anche un momento di confronto anche acceso su questo. Non sarà facile arrivare a un accordo, ma arrivare a un accordo è una condizione fondamentale. Noi dobbiamo uscire dalla retorica per cui l'Italia non fa abbastanza. L'Italia dal 1990 ad oggi ha ridotto le emissioni del 23%. Abbiamo un piano di investimenti per 4 miliardi di dollari da qui al 2020. Le nostre aziende, a partire dalle più grandi, Eni ed Enel, sono in prima fila. Siamo leader nella geotermia, tra i leader nel solare e nelle biomasse. Dunque abbiamo molto da dire e da dare in questo settore. Tuttavia l'Europa vale il 10% delle emissioni globali. C'è bisogno, cioè, di un investimento che non sia fatto soltanto dall'Europa, dall'Italia che è leader, o dall'Europa, ma da tutto il mondo. Quindi l'accordo va trovato. Copenaghen fu mezzo fallimento nel 2009, vediamo se stavolta riusciamo a portare a casa il risultato. Mi sembrano tutti ben ispirati, naturalmente lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quando ai tavoli tecnici, oltre ai leader, cercheremo di portare un giusto equilibrio e un buon risultato. Ma esattamente il contrario, perché l'Italia ha già preso i propri impegni, l'Italia comunque sta andando nella giusta direzione e l'Italia sta già facendo quegli sforzi che tutti voi conoscete, che ne fanno una delle nazioni leader in questo settore. Quindi l'Italia non ha niente da temere e io credo e confermo che il PIL andrà a crescere, non a rallentare. Dunque no, non sono preoccupato per questo. Paradossalmente sono preoccupato molto di più per la tenuta del pianeta. Qui in ballo non è tanto la tenuta del PIL, è un sistema di equilibri che non tanto l'Italia o l'Europa, ma il mondo intero rischia di non rispettare se tutti i paesi, dalla Cina all'India, al Sudafrica, all'America, alle Americhe, fino all'Europa, non rispetteranno. Dunque è assolutamente cruciale che si raggiunga un accordo, ma non ho nessun timore per il prodotto interno lordo italiano, anzi l'Italia ha già messo in campo molte iniziative positive in questo senso. Presidente, lei ha detto che negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto del 23% le emissioni. Qual è un obiettivo credibile che ci si può dare per i prossimi anni? L'obiettivo credibile che ci possiamo dare è quello che ci siamo già dati nel semestre italiano di presidenza europea, che è quello che consente di immaginare una riduzione fino al 40%, ma ripeto, oggi la questione non riguarda gli sforzi che fa l'Italia, cioè i cittadini italiani devono sapere, devono essere orgogliosi, fieri del lavoro che stanno facendo le aziende italiane, gli imprenditori italiani, i politici italiani, le associazioni italiane. L'Italia sta facendo la sua parte. Il vero problema che abbiamo oggi è che non tutti, ahimè, a livello mondiale si comportano allo stesso modo, quindi dobbiamo forzare e fare uno sforzo perché anche gli altri arrivino a quel risultato. Noi da parte nostra, già con le misure che abbiamo messo in campo, già con i denari che abbiamo liberato, arriveremo a raggiungere gli obiettivi europei. Vediamo quello che accadrà, è chiaro che deve essere un accordo il più vincolante possibile, altrimenti corre il rischio di essere un impegno scritto sulla sabbia. Io la dico così, noi siamo in una fase in cui l'Italia torna ad essere protagonista in tanti settori, anche in questo. E quando dico protagonista in questo, dico che siamo un paese che davvero ha una leadership in alcuni settori. Quando vi dico che l'Italia è leader in alcuni settori della green economy, quando penso ad alcuni
champions, alcune aziende fondamentali della nostra economia che stanno dando degli obiettivi sfidanti e li raggiungono, dico che l'Italia è dunque in condizione di farci fare bella figura a livello internazionale, ma la vera questione di oggi non è tanto ciò che facciamo noi, ma ciò che fanno altri paesi, altri continenti e in particolar modo quelli cosiddetti particolarmente in via di sviluppo. Quindi è fondamentale che su questo possiamo lavorare perché Parigi produca un accordo. Sono ottimista, ma è ancora lunga.